E nel secondo atto della boema ambientato nel quartiere latino di Parigi sono apparsi i giovanissimi componenti del coro Voci in Festa Città di Mantova. Per loro non era il debutto ufficiale, avendo già cantato nel 2012 con Elisa, ma questa era la prima loro esperienza con la lirica, un'ottima occasione per avvicinare i giovani a questa forma d'arte. Sul palco una ventina di coristi e coriste di Voci Bianche tra i 9 e i 16 anni, sotto la guida di Claudia Mantovani, presidente dell'associazione Pomponazzo. I ragazzi e le ragazze con le loro famiglie si sono impegnati a cercare negli armadi e nei bauli vecchi abiti da portare in scena, in modo da richiamare l'abbigliamento di fine Ottocento. Nella città dei martiri di Belfiore, a chiederne la riapertura, l'associazione culturale Pomponazzo, a 150 anni dall'annessione di Mantova all'Italia, avvenuta nel 1866 con Venezia. Partendo dalla riscoperta di inni patriottici di Lucio Campiani, musicista mantovano, la Pomponazzo promuove una petizione coinvolgendo cittadini e studiosi. Per ora dunque, museo nel limbo. Tradizionale cerimonia di inaugurazione dell'albero donato dalla comunità di Bressanone ad esibirsi, il coro Voci in Festa, città di Mantova, al servizio di Beatrice Rinardi. Il concerto di auguri organizzato dall'Associazione Culturale Pomponazzo è andato in scena ieri nella chiesa di San Barnaba. Telemantova lo trasmetterà integralmente la sera di Natale. Chiesa di San Barnaba gremita ieri per il concerto di Natale organizzato dall'Associazione Culturale Pomponazzo in collaborazione con l'Associazione Boni di Viadana. Ad aprire la serata è il prefetto di Mantova, Carla Cincarilli, con un messaggio di auguri alla città. E poi via alla musica con diverse esibizioni che si sono susseguite per un'ora e mezza circa. Archi, flauti, organo, ghironda e zampogna hanno accompagnato cori e solisti. Al centro del concerto, diretto dal maestro Marino Cavalca, la Messe de Minuit pour Noël di Charpentier, una delle opere più originali del compositore francese. Ad esibirsi il coro Voci in Festa Città di Mantova.
Sono già 26 i bambini e ragazzi iscritti al coro di Voci Bianche, Voci in Festa Città di Mantova, diretto dal maestro Marino Cavalca, le cui attività musicali sono coordinate dall'associazione musicale Pomponazzo. Il coro, che svolge la sua attività da settembre a giugno, vuole rafforzare la propria presenza nel territorio cittadino come scuola di canto, dove i coristi imparano a conoscere e ad usare il proprio strumento vocale. Nello stesso tempo il coro garantisce la propria presenza nelle occasioni ufficiali, nelle celebrazioni e in altri momenti pubblici. Le audizioni si svolgono settimanalmente al venerdì dalle 17 alle 18 all'interno della scuola elementare Pomponazzo con il direttore Cavalca e i responsabili del coro Claudia Mantovani e Mauro Patuzzi. È un coro che per fortuna ha tanti progetti che porterà avanti comunque sempre con un atteggiamento di ludico, quindi un approccio al canto attraverso il divertimento, attraverso l'entusiasmo nel far musica, nel trovarsi insieme qui al venerdì pomeriggio per l'ora e mezza delle prove. Tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona giornata.